Noi siamo rimasti abbastanza sorpresi dal grosso can-can che si è fatto sull'assimilazione. E però, evidentemente, siccome se n'è fatto tanto, qualcosa dobbiamo aver sbagliato pure noi, perché e forse l'abbiamo anche individuato, qualche errore che sicuramente abbiamo fatto. La direttiva, e questa è una frase che effettivamente nella nostra redazione finale è saltata, dice chiaro e tondo che la definizione di rifiuti urbani non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia, leggo testualmente, in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Cosa ci dice la direttiva? Che quella definizione è utilizzata ai fini del calcolo. Ma figurarsi se noi volevamo far fuori 40.000 aziende, come qualcuno ha detto e ho letto, ma non ci passa minimamente per la testa. Anzi, devo dire che l'idea era quella di aprire al mercato diciamo, le attività delle aziende produttive, in questo senso, lasciando la possibilità alle aziende che produttrici di rifiuti urbani di scegliere il gestore pubblico o privato. Questo era il disegno che avevamo in testa e che evidentemente non siamo riusciti a tradurlo in maniera comprensibile. Quella norma della direttiva che vi ho letto prima, noi l'abbiamo declinata adesso, quindi la troverete nel testo finale, in questa maniera la definizione di rifiuti urbani, di cui alla lettera B-ter, sono tutti rifiuti urbani, rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo, e non pregiudica la ripartizione, eccetera. Ci prendiamo le nostre responsabilità, evidentemente non avevamo scritto in maniera sufficientemente chiara la nostra volontà di aprire al mercato i rifiuti speciali e speriamo adesso di aver Che sia fatto chiaro. chiarezza, assolutamente, assolutamente.